questo ulteriore arricchimento del festival. Allora, che dire, cioè io quando ho avuto questo onore, come dicevo giorni fa anche a Sergio, un onore e una grandissima responsabilità, perché mi si è chiesto di dirigere il primo festival jazz d'Italia, cioè il primo che è nato in Italia, il primo grande festival jazz italiano è stato proprio quello di La Spezia, e per chi come me da 10 anni opera in questo settore, arrivare poi a dirigere il più vecchio festival d'Italia è un onore e una responsabilità che sento dentro, anche con una, a volte non sembra, ma in realtà c'è anche una paura, c'è una paura in me, che credo che sia anche giusta. Ma la paura più grande che viene è perché da quando ho iniziato 10 anni fa a lavorare in questo settore, nella mia vita, cioè nel mio lavoro, come punti di riferimento erano 2 persone. Uno era Tiberio Nicola e l'altro Alberto Alberti. Perché ti cito entrambi? Io purtroppo Tiberio non ho avuto il piacere di conoscerlo, Alberto Alberti sì. Sì, Alberto mi parlava anche di Tiberio. Loro dove sono diversi da tutti i grandi direttori che ci sono oggi in Italia, che anche questa grandezza poi è da valutare alla fine nei risultati, è che il loro modo di porsi quando facevano un festival, cioè loro erano persone semplici, sono rimaste semplici come direttori artistici e sono rimaste delle persone semplici anche nei rapporti umani con gli artisti. Tant'è vero che quando si parla di Tiberio o di Alberto Alberti, con gli artisti che hanno avuto il piacere di conoscerli, tutti li ricordano con commozione e tutti sono estremamente legati a loro. Io quando ho iniziato è proprio a loro due che ho visto come punto di arrivo nella mia vita e nel mio lavoro che svolgo, perché è così che a me piace, questo rapporto umano che si deve instaurare tra i musicisti, tra gli allievi, tra coloro che partecipano al festival in tutte le sue forme. Non ho mai amato questi atteggiamenti che purtroppo a volte ci sono, di questi direttori che rimangono un po' estranei al festival. Io sono come Tiberio, se c'è da spostare questo pianoforte sicuramente mi troverete in prima fila a spostare questo pianoforte. Perciò per me essere qui oggi a 40 anni, che è la mia età, prendere il posto che è stato di una delle persone che io vedo come punto di arrivo nella mia vita è un motivo di grandissima soddisfazione e di emozione grandissima. Ci tenevo a partire precisando questa cosa perché per me il più grande onore è il Festival della Spezia, ma principalmente la figura di Tiberio Nicola, che lui e Alberto Alberti hanno dato veramente qualcosa di importante al jazz italiano. Forse qualcuno non lo sa, ma uno dei fondatori di Umbria Jazz in realtà è stato Alberto Alberti. Poi ci sono state tutte le dinamiche. Poi ci sono stati dei problemi in fondo. Sì, che sono cose. La sorvoliamo. Dunque, invece, tornando al nostro festival, perché è con piacere che dico al nostro festival, al grande festival della Spezia, quest'anno quando con Cinzia abbiamo iniziato a parlare, io ho proposto questa mia idea, che era quello lì, uno di allargare la durata del festival, perciò non lasciarlo in 3-4 giorni, ma sfruttando quelli che erano i budget, perché non siamo andati oltre i budget degli anni precedenti del festival, cioè questo noi stiamo, considerando iscrizione e seminari, intorno ai 90.000 euro. Però appunto no, ci sono 65.000 euro sono le contribuzioni, quelle sono entrate del Festia, che ci auguriamo pure di superare, cioè sì, partire con un budget già il prossimo anno. Comunque perciò non abbiamo toccato nemmeno i budget del Festia, cioè con quello con cui si realizzava la vecchia la versione precedente del festival, abbiamo fatto gli stessi budget, quello che vedete oggi. Allora, ovviamente importante era anche trovare il modo con cui si finanzia il festival. Che succede? Che la formazione, oltre a essere un punto fondamentale della musica, perché io ho sempre ritenuto che se non si formano i giovani, non si danno opportunità ai giovani, secondo me un festival già non ha senso di esistere. Perché proprio la parola festival richiama questa idea, perché altrimenti faremo una bellissima rassegna, scegliamo 4-5 nomi, ma parliamo di rassegna,
festival. Festival significa concerti, significa jam session, significa formazione, significa incontri e dibattiti, produzione discografica. Allora è un festival, perché è una festa dedicata a questa musica, dove in tutte le sue accezioni viene poi elaborata e sviluppata. Quello a cui io tenevo moltissimo quando abbiamo iniziato il progetto era proprio quello lì, però, di coinvolgere quello che è il territorio di La Spezia. Nel passato io ho organizzato festival su territori dove non c'era una tradizione di jazz, cioè dove proprio non c'era nessuno che aveva ascoltato un disco di jazz in situazione. Qui invece ho trovato tutto un altro ambiente che è bellissimo, perché qui c'è una tradizione che viene dal lavoro fatto da Nicola in questi 43 anni, che ha portato poi la città di La Spezia a avere un humus culturale e una predisposizione verso il jazz che io sinceramente non ho trovato nemmeno in città come Perugia o altre. Cioè, questa è la prima ricchezza di La Spezia, è la prima cosa su cui io intendo quest'anno e negli anni a venire, insieme alle persone con la fortuna di collaborare, proprio di puntare proprio su questo, cioè usiamo il grande humus culturale che abbiamo già sul posto. Abbiamo cercato perciò di coinvolgere in questa situazione un po' tutte quelle che erano le associazioni, come Fare Jazz, è nata adesso con Matteo Cidale, Paolo Assi con Spezia in Jazz, e anche tutti quelli che poi erano i musicisti storici. Infatti faremo un tributo il 6 di luglio al jazz spezzino con Andrea Amparato Avanzini, abbiamo iscritti al premio Jimmy Wood un'altra band spezzina, e cosa importantissima, al seminario di jazz che abbiamo organizzato ci sono oltre 20 spezzini iscritti. Ciò significa che il mondo musicale della Spezia ha ricevuto in maniera positiva tutto questo. Gli iscritti, ecco, appunto, per arrivare a questa prima edizione del seminario, quando con Cinzia Rosini parlavamo all'inizio di questo percorso, la nostra obiettivo come primo anno, perché poi siamo partiti anche un po' in ritardo, tempo che guadagneremo il prossimo anno, quando siamo partiti il nostro obiettivo era quello di arrivare a 40 allievi. Vi informo ufficialmente a oggi, perciò questo numero potrebbe anche crescere, che siamo arrivati a 80 allievi. Questi allievi arrivano dal profondo nord al profondo sud dell'Italia, così almeno dimostriamo anche che l'Italia c'è e unita, e vengono anche da Francia, Germania, Olanda, Stati Uniti, Messico. Cioè ci sono per esempio due messicani che arrivano dal Messico, si sono iscritti e verranno a fare i seminari a La Spezia durante questo periodo. Una ventina sono spezzini, gli altri 60 arrivano un po' da tutta Italia e, come ti dicevo, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Inghilterra e Messico e Stati Uniti. Dunque, abbiamo pensato qui, perciò anche il seminario, già la prima edizione, è andato al di là di ogni più rosa aspettativa. Io sono fiducioso che qualcuno in più prima di allora lo porteremo, però già è un grandissimo risultato. Perché vi faccio presente che 80 iscritti a un seminario, alla prima edizione che viene fatta, non è un numero da poco, perché ci sono seminari che fanno da 10 anni e che non riescono ad arrivare a questi numeri, cioè noi siamo partiti alla grande. Sicuramente questo numero il prossimo anno tenderà ad aumentare. Perché? Perché quest'anno siamo partiti che era a gennaio, vero? Mi sembra verso gennaio, febbraio la pubblicità. Il prossimo anno noi a settembre comunicheremo la classe degli insegnanti del seminario, e di conseguenza avremo 4 mesi in più, dando delle scadenze, perché come diceva Sergio, e questo mi trova pienamente d'accordo, perché in quello che faccio io da 10 anni è sempre stato il mio punto di riferimento, cioè il jazz e la musica che sia fruibile a tutti. Io ho sempre ritenuto poi che se ci sono dei contributi anche pubblici non si possono poi presentare biglietti da 30-40 euro, perché vi ricordo che molti di questi concerti sono concerti all'auditorium, a un qualsiasi auditorium che potete andare, vi fanno pagare dai 20 ai 30 euro a concerto. Ma non solo quello lì, noi abbiamo puntato anche a un prezzo basso a quello che è i seminari, perché ai musicisti spezzini abbiamo offerto la possibilità di iscriversi a 100 euro al seminario, e anche ai giovani abbiamo dato delle scadenze, perché chi si iscriveva, mi sembra entro il 30 marzo, pagava 200, poi 250, perciò abbiamo cercato di fare musica e di farla alla portata di tutti, perché una cosa che ho sempre pensato, non è possibile in un paese come l'Italia, che vanta tra i migliori talenti del mondo,
Il fatto che poi ci siano grandissimi talenti e grandissimi musicisti che può darsi che per altri motivi personali o economici non possono partecipare a certe iniziative. Allora non sono in quel caso loro che ci rimettono qualcosa, ma siamo noi organizzatori e produttori di musica che rimettiamo qualcosa, perché se non diamo la possibilità a questi ragazzi diventerebbe una follia. Di prezzi, quindi a questo perciò punto. Perciò i prezzi del seminario siamo partiti, i concerti costeranno 10 euro. Però? Ecco, poi se c'è l'abbonamento ancora però, se c'è l'abbonamento che sarà di 50 euro per tutti e per l'associazione Spezzine invece sarà di 40, cioè stiamo parlando di concerti che per chi si fa un abbonamento, si farà un abbonamento a 7 euro, 6 euro. Cioè è una cifra, tolte le spese via e tutto diventa invece veramente... Invece il premio e i primi giorni sono gratuiti. I primi giorni, e infatti abbiamo diviso in due parti il festival. La prima parte sarà gratuita e sarà l'importante omaggio che noi faremo alla città di La Spezia. Il 24 giugno faremo una preview, perciò non è esattamente l'apertura del festival, ma sarà una piccola preview, un omaggio, e a Piazza Mentana suonerà una big band che viene dagli Stati Uniti, che si chiama Philadelphia Jazz Orchestra, perché in America c'è questa bellissima usanza nei licei americani di formare queste big band. Io ho avuto già ospite questa big band in varie occasioni e vi dico che sono straordinari questi giovani. L'apertura invece sarà il 25 giugno sempre a Piazza Mentana, e lì inizieremo con l'omaggio al jazz spezzino. Ovviamente, come prima cosa, e questo mi riempie di orgoglio averli anche qua come rappresentanza, è quella della collaborazione insieme al Conservatorio di La Spezia con il docente della cattedra di jazz Alessandro Fabbri. Abbiamo pensato subito il pomeriggio alle 6:30 di aprire proprio con la big band del conservatorio. Dopodiché renderemo omaggio a due giovani talenti spezzini, ci sarà Matteo Cidale con il suo quintetto che oggi mi ha promesso che arriverà uno o due pezzi, li farà, poi dopodiché al suo posto come guest ci sarà uno dei grandi batteristi del jazz italiano, un vero furetto, io lo chiamo il furetto, anche se ha 76 anni, un'energia pazzesca, che è Gegè Munari, che poi tornerà la settimana dopo per i seminari anche come insegnante, e sarà perciò la guest in questo omaggio che vogliamo fare a giovani spezzini e a Matteo per una pronta guarigione dopo le brutte disavventure. Dopodiché ci sarà Flavio Boltro con Rosario Giuliani, con Lemond Quartet, un quartetto che già da un anno e mezzo ha fatto oltre 30 date in Italia, e in questo quartetto, attenzione, attenzione, abbiamo un altro musicista spezzino che è Leonardo Corradi, che ho avuto la fortuna di conoscere 2 anni fa, che abbiamo prodotto il suo primo disco e che stiamo continuando a portare avanti, e perciò era giusto partire proprio da Leonardo. Dopodiché inizierà la settimana del premio dedicato alla memoria di Tiberio Nicola. Per una settimana delle band provenienti un po' da tutta Italia si esibiranno per accedere poi a quella che è la finale, che faremo il 10 luglio invece presso la Pinetina. Dal 3 appunto ci sposteremo alla Pinetina, perché lì inizieranno le masterclass con i seminari e i concerti della sera. Quelli che sono gli insegnanti credo che lo sapete perché erano già stati informati. L'altra volta, quando ero qua alla presentazione del seminario, con Cinzia avevamo fatto una promessa che ci sarebbero state delle ulteriori sorprese su quello che era il programma di quegli insegnanti. Queste sorprese sono Rick e Marghizza, sono Bruce Foreman, uno dei grandi chitarristi del mondo, Roberto Gatto, Dario De Idda, Alfonso De Idda, Fabio Zeppetella, insomma non una, ma l'abbiamo fatta 6-7, perché non ci piace un po' esagerare. Per concludere, oltre a quello che sono i concerti e i seminari, abbiamo anche creato questo appuntamento che vi consiglio di venire a vedere perché è interessantissimo, che sono gli incontri dibattiti con i musicisti, cioè questi insegnanti dei seminari, perciò Telefro, Bunsen, Ballard, tutti questi qua, durante dal 4 al 9 luglio alle 7 di sera ci sarà un aperitivo con un incontro dibattito con questi musicisti. Praticamente loro saliranno sul palco, non per suonare questa volta, ma per mettersi a nudo di fronte a tutte le persone che saranno là, che saranno risponderanno a qualsiasi domanda, raccontando anche la loro esperienza personale.
Io vorrei chiudere ringraziando prima di tutto la società dei concerti, l'istituzione, la Fondazione Carispè, il Comune, la signora Nicola, e la società dei concerti, a Sergio con cui è nata subito un'ottima collaborazione. Come diceva Cinzia, vorrei ringraziare particolarmente lo staff del Teatro Civico, perché abbiamo trovato un ottimo subito rapporto di lavoro, anzi sembra che sono anni che collaboriamo insieme, per la facilità trovata in questo. E poi vorrei ringraziare le due associazioni di La Spezia per aver contribuito a questa iniziativa, e ovviamente vorrei ringraziare tutto quello che è lo staff che da anni mi segue, tra cui Marco Petruccelli, che è il grafico del festival, a cui faccio un ringraziamento per tutto il lavoro, e che abbiamo anche tenuto a freno, perché non abbiamo voluto anche nella grafica non rompere l'immagine quella del festival, cioè vogliamo portare avanti una tradizione su queste cose. Per il resto qualche cosa sicuramente sbaglieremo, vi chiedo scusa per eventuali errori che faremo. No, aspetta, no, Emanuele, ti chiedo scusa, una battuta? No, volevo solo ringraziare anch'io per questo ricordo di Tiberio Cervese, e ringraziare anche un amico come Emanuele Di Matteo, che tanto ha contribuito anche lui all'avanzare di questo festival negli anni. E si ricorderà, Emanuele, che in questa stanza io e Tiberio ci siamo sposati. Quindi... Ah. In blue jeans, Tiberio in blue jeans, e io tagliai l'abito lungo per adattarmi a questa cosa, e fece epoca perché erano anni tantissimi. Sindaco Montefiori, te lo ricordi, Emanuele? Fece effetto Tiberio con jeans e camicia e fularino al collo, e io via a tagliare il vestito lungo.